Ciao a tutti ragazzi, qui da Outbox, oggi siamo su una nuova fantastica puntata di Minecraft Hardcore. Questa fantastica, fantastica, fantastica serie. Allora, come vedete, mi sono spostato. Spada sempre in mano, mi raccomando. Mi sono spostato, ho una tunica di cuoio e stivali di cuoio fatti con le mucche, perché qua ci sono le mucche. Ho fatto una mappa che fa cagare. Mi sono fatto una casetta molto molto easy, cioè una cagata, come vedete, una cagata a forma di casetta. Praticamente sono andato in bagno, mi scappava e in automatico è uscita la mia bella casetta. Mi sono spostato come bioma, sono finito qua, penso nella palude, penso, non sono esattamente sicurissimo. Mi sono fatto un po' di torce pieno di maiali e ho fatto anche la torre per beccare casa nostra da lontano. Ora, detto questo, io direi di andare immediatamente. Vi faccio vedere, qua c'ho il letto, basta, qua ho due casse, una vuota e una con quattro cavolati. Io penso che queste torce qua me le prenderò. Ho una mela, due alberi, ma gli alberi me li tengo. Qua ho del carbone, che va più che bene. Qua ho delle bistecche, le bistecche le lascio e vado immediatamente in esplorazione, perché ci serve il ferro. Lì vedo del ferro, però non mi fido io andare lì, perché qua in basso c'è la morte. In compenso là c'è una bella caverna che penso che andrò immediatamente a vedere. Ora mi servirebbero delle mucche per... Ovviamente terra non ne ho mai, ma porca di una banana split, mi tocca andare a prendere la terra per appunto arrivare lassù. Perché lassù per me c'è della bella robetta. È una zona che ci ho fatto caso, è piena piena di caverne. Questo vuol dire che di, penso, minerali o altre cagate simili, toccherà prendermi il pietrisco, ma vi rendete conto? No, non posso prendermi il pietrisco. No, non posso. Vabbè, mi arrangerò in qualche modo. Pala in mano, in questo caso. Wow, madonna mia. Quando mi schianto come uno schifo. Dovrei riuscire ad arrivare lassù, anche se voi dite, ma da box mi faccio scendere? Sì, però io non sono ancora, penso, fisicamente, a livello di equipaggiamento, pronto per scendere lì. Qua c'è della lava, un po' di mal di gola, è periodo, qua tocca morire presto, glielo dico sempre. Qua c'è della lava che ci toccherà poi fermare. Vediamo un attimo se riusciamo a salire senza l'aiuto di niente. Oppla, oppla. Pazzesco, mamma mia, vado su come un camoscio. Si entra anche da qui. Interessante. Interessante. Sta già diventando notte, no? È perché, guarda, io lo dico, io sono bravo, però se mi metto a bestemmiare è la fine. Porca madonna. Perché una banana? Qui mi sa che mi sono messo altamente nella merda, come dico in italiano io. No, è profondissimo, va a cagare. Prendiamo il poco carbone che c'è qui e fa che navi. Ovviamente il carbone non ce la farà mai. Sento già che finiremo di sotto, facendo una morte orribile. Infatti io andrò a prendere questo carbone. E mi toccherà poi scendere alla fin fine. Gira che ti rigira. Dobbiamo scendere. Non c'è niente da fare. Spero che non stia diventando notte. Cazzo, sta diventando notte. Ma di già. Ma boia di un crinottero. Corri! Corri, mio piccolo amico! Corri, maialino! Corri, pollo! Corri, pollo! Pollo! Pollo combina guai. Se tua mamma è nera, lo sai. Io chiudo la porticina. Zitti tutti. Mela! Vieni a me. Mangia, 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 mangia. Ok. Qui ci piazziamo il carbone, ok. La vedo abbastanza dura. Dormi? Ok, perfetto. Quindi oggi si scende. Gira, che ti rigira? Si deve scendere. Ora io ho particolarmente paura degli scheletri e creeper che beccherò qua fuori. No? Sembra molto, molto strano che in questa zona non spawnino mostri. Sono sempre in modalità difficile, sì, direi di sì. Potete vedere il video dove sono qua le nuvole?
Nuvole off. Oh, così almeno abbiamo un minimo di luminosità in più che YouTube già scurisce tutto. Qui ci sono delle zucche, il che vuol dire che potremmo farci poi il golem per la difesa. Molto molto bene. Qua adesso bisogna un attimo stare attenti. Devo stare un attimo attenti. Buttatemelo in faccia della serie. Ok, dammi un altro. Grandi, grandi, prendiamo anche un po' di terra che ci può sempre essere utile. Non c'è altro, vero qua? No, vabbè, intanto prendiamo questo. Mi servirebbe un dungeon, lì potrei veramente trovare le grandi cose, secondo me. Ho associato il... Sì, associato, confermato il canale, quindi in automatico posso fare video più lunghi di... Cazzo, qua mi servirebbe una crafting table. Più lunga di 15 minuti. Io una me la lascio qui, direi. Perché potrebbe sempre essere utile. E ci faccio due picconi. Uno e uno a cada due. Questa me la tengo. Ok, tu muori. Non ho sentito la fine, quindi immagino che non sia morto del tutto. Ho particolarmente paura a scendere, perché secondo me, tanto ammazzo un maialino, e che secondo me se io poi vado laggiù, shift, Cristo santo, che cazzo che io vado lì, potete succhiarmi la fava, quasi dell'acqua, posso tentare, questa è pazzia, qua c'è il grande ferro. L'acqua mi ha salvato la vita e io per aiutarmi tappo l'acqua. Qui è parecchio buio. Infatti io piazzerò torcia, torcia qui, torcia lì, torcia di qua. Perfetto, e ora ragazzi ci mettiamo a raccogliere ciò che è nostro di diritto. Basta che non sarà ancora. Qui, 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 qui. Spero di non cadere come una pera. Ok, ho un po' di margine. Poi penso che qua vicino alla lava troveremo qualcosa di importante. Spero un po' di pietra rossa o del genere. Ho sentito un rumore. Non ci arrivo là. Vabbè, me ne farò una ragione e non morirò. Quindi oggi faremo una puntata un cicino in più lunga perché posso farlo, dato che di solito faccio un po' corta, ma Minecraft c'è bisogno di un minimo di longevità del video, quindi un minimo di lunghezza, di durata, anzi, di lunghezza non è manco italiano a dire il vero. Quindi farò oggi un video un pochino più lungo, appunto per portarci più avanti possibile. Scrivetemi nei commenti cosa volete che io faccia in questa serie, perché sennò mi toccherà buttarmi. E non sotto una macchina. Beh, lasciamo fare. Qui ci piazziamo anche qui una bella torcia perché di notte qui diventa un bordello. La torcia. Qua questa la raccogliamo perché non so voi, ma a me piace particolarmente. Raccogliamo il ferro. Piano. Ok. Ho paura, però. Ho paura perché qua siamo in hardcore. Dire che quando uno muore, muore. Non c'è più possibilità di ritornare o altre robe così perché sennò la serie diventa infinita. Così. Così, carbone veramente a go-go, cosa molto molto bella perché il carbone lo si usa sempre, quindi torce, cucinare, qualunque cosa si usa il carbone. Ok, qua mi sembra abbastanza finito. Ciucciamo anche questo, ci incuniamo pure questo ferro qui. Oppla. Di qui io potrei andarci, ma non adesso, è manco morto. C'è un sacco di acqua, il che va molto bene. Io, guardo l'infamune. Ah! Vabbè, ci ho provato. Ho perso pure un po' di vita, mannaggia. Oppla! Ok, via il ferro. Qua col ferro ci facciamo piccone di ferro, la spadina onesta.
un'armaturina leggera, perché poi ci faremo in diamante per sopravvivere il più possibile. Più possibile, grazie. Meno male che ho la mia vecchia scorta di picconi. Quindi oggi passiamo la giornata in miniera. Il titolo sarà Una giornata in miniera. Ci sta. Ci sta, abbiamo 24 pezzi di ferro. Non male, devo dire non male. Non so quanto tempo abbiamo prima che faccia notte. Io però nel mentre cercherò di prendere più roba possibile, soprattutto il ferro. Adesso taxot è vuoto. Immaginavo così peggiore, sinceramente. Ce n'è veramente un sacco di ferro. Molto molto bene. Di qua c'è veramente un sacco da esplorare. Questo lo facciamo, lo perdiamo. Sicuro. Invece no. Ok. Qua c'è veramente un sacco di ferro e va benissimo. Dungeon non li sento, quindi in automatico non penso che ce ne sia uno nelle vicinanze. I dungeon sarebbero utili perché veramente li puoi trovare roba veramente veramente buona. Dalle armi ai diamanti, a libri, qualunque cosa, lì è veramente una cosa interessante. Poi dovremmo anche rifarci l'incantesimo, il tavolo di incantamento per appunto potenziarci un po' le armature, eccetera, ma solo quando saremo a un livello abbastanza alto. Oltre che a un livello quando avremo abbastanza roba per farlo, ecco. Io già ho fatto la mappa che io trovo utilissima, perché andando in esplorazione una mappa ci va. Io non mi fido per niente per andare lì, Non mi fido per niente. Abbiamo 48 pezzi di metallo. Qua ci esce pure un'armaturina. Sì. Ho tanti, tanti picconi, eccetera. Guardate quanto ferro. È pieno di ferro qui. Quello è oro. Signori, abbiamo trovato l'oro, ma vi rendete conto? A trovare il diamante? No, ma non sia mai che uno trova il diamante. A parte che per prendere l'oro mi serve il piccone di ferro. E l'oro serve ben a poco in sto gioco. Porca di una banana. Lì c'è un po' di ferro. Io qua ci piazzo una torcia nel dubbio. O qua si scende molto easy. Cioè molto facile. Opla. Questo ce lo succhiamo noi. Ce lo prendiamo. Lo rubiamo alla natura. C'è una bella miniera senza contare l'ambiente. Vedo già uno scheletro lì sotto, zona brutta. Lo prendo, sa mai. Qua c'è un bel po' di roba. Adesso mi è sorto il dubbio. Ma io faccio tanto il figo, no? Tanto il figo. Ma ce l'ho la terra per tornare su? Non mi sembra. Che non è una cosa bella. Qua ce n'è ancora. Mi dispiace, amico mio. Ti voglio, ci ho sempre voluto bene. Doppia. Qui vediamo un attimo se c'è roba brutta. Non mi sembra. Molto molto bene. Molto molto bene. Qua riempito di torce. Qua mi prendo assolutamente sto ferro, che siamo a oltre i 64 blocchi. Fantastico. Adesso torniamo su. Ok, prendiamo anche questo ultimo. Spero di non morire adesso. Ho una paura fottuta. Ti metto un'ansia, Minecraft, che voi non avete idea. Chi non ci ha mai giocato, vi dico, vi assicuro che mette ansia se non ci pensa. E vi dico di più, questa è la versione originale, quindi la premium. Se qualcuno di voi ha la premium e vorrebbe fare una coop con me, me lo scriva sotto nei commenti di questo video e vediamo di organizzarci un attimo e di fare una coop insieme. Ok, là ce n'è ancora, ce n'è veramente troppo. Però io non ho abbastanza roba. Cazzo faccio qua? Qua mi tocca usare tutto. Qua mi tocca usare tutto. Mi tocca usare. Ah! Ok. Minchia. Qua diventa veramente divertente risalire. Però se io risalgo da qua, ho qualche possibilità in più perché all'improvviso mi cade la roba in testa e io la rompo. Così ho sempre una scorta a dir poco illimitata di robetta. Ok. Spero di non finire i picconi, ma dovrei averne ancora uno, quindi va benissimo. Sta diventando notte!
Cristo Gesù. Vai, vai. Madonna, quanto è lontano quello. Cristo. Uno, due. Uno. Sta diventando notte, mannaggia la patata. Vai, vai, per l'amor di Dio. Ok. Uno, due, tre. Oh, cazzo. Uno, due. Oh, maremma ugaiola. Non sono ancora su. Uno, due, tre, quattro. Libertè! Liber... Cristo, corri! Grandi, grandi, ce l'abbiamo fatta. Adesso, wow! E vuota qua e vuota là! Qua c'è niente di losco. Da quello che mi ricordo, fuori nella palude di notte compaiono gli slime. Però potrei sbagliarmi, eh. Ho un dubbio, non mi ricordo. Prima però io direi di andare. Ah, abbiamo scoperto così! Ah, morite! Chi? Non c'è nessuno. Neanche un creeper. No, se sentite un cane che abbaia, è il mio. Che abbaia in giardino perché ci sarà magari qualcuno che gli rompe le palle. Cioè, magari quello dell'immondizia o roba del genere. Le zucchette poi le prendiamo. Tanto non credo che scompaiano qua. Pollo. Pollo. Pollo bambino, guai. Sono un attimo, abbiamo scoperto, tanto abbiamo il ferro che sta cucinando, giusto per capire anche se c'è qualcos'altro di sotterraneo oltre a quella. Quello è un coniglio gigante. Questi sono conigli? Muori! Che cazzo è stato? Dove sei? Ah, bagassa! Ah, che fai, nigga? Eh, nigga? Mai nigga, mai nigga. No, esiste il coniglio da mangiare! Fantastico! Quella è pelle di coniglio! Pelle di coniglio! Fantastico! Grande aggiornamento! Hai mangiato l'erba? Peccurella infame! Vediamo un attimo se riusciamo a scalare questa. Ah! Non si può, deve essere più attaccato a toccare direttamente la chioma, se non erro. Non vedo una sega per chilometri. Quindi, beh, è andata bene, pensavo di morire. Ora non trovo più casa, sarebbe il colmo. C'è pure la torre. Allora, adesso dobbiamo mettere a cucinare il coniglio, il pollo. Immagazziniamo un po' di roba e ci creiamo subito, subito le armi. Poi direi che possiamo finire qua. Allora, qua c'è 13, benissimo. Dovrei farmene un'altra. Non c'ho una crafting table qua. Cazzo, ma ce l'avevo. Vabbè, dai, la facciamo, nessun problema. No problems. Vabbè, non è esattamente comodissimo, però. Però vabbè. Facciamo allora. Parei, parei. Parei. Parei così. Così. Qua riprendiamo ancora un po'. Qui ne abbiamo 16. Che ci prendiamo immediatamente. Devo farmi. Non ho un minimo di pietrisco. Un cazzo, non c'ho un cazzo. Qua dobbiamo farci un'altra fornace. Qui e là. La fornacetta la mettiamo qui. Ne faccio un'altra per scrupolo. Così ne ho 4 e sono più che a posto. Opla. Altra fornacina qui. Ah, facciamo così. Facciamo tac. E tac, qui ci cuociamo le bistec, qui a cucinia il cunigi, stu sì, stu là, stu sì lo dividiamo, parei, parei, così oh, abbiamo la nostra bella roba. Adesso facciamo così, ne prendiamo 8, così ci facciamo un bel piccone in ferro. Ci equipaggiamo immediatamente. Ci facciamo una spadina in ferro e rimpiazziamo. No, me la tengo quella in pietra. Poi mi faccio un elmetto. Faccio due scarpe. Se non erro, ah, botto di ferro.
due scarpe di stivaletti e poi non mi ricordo mai come si fa la giacca, mi sembra parei. E poi direi che non mi manca niente a livello di equip. Allora, l'elmo. Sì, come no. Piedi, elmo e le gambe. Le gambe si fanno così. Perfetto, siamo full ferro già, benissimo. Livello di protezione siamo più che messi bene adesso, più che messi bene. Ramoscelli eccetera, questo me lo trasformo subito, ma lo lascio qui. Poi abbiamo bistecche e cunigi, tic tic. Poi abbiamo un bel po' di ferro, però ci manca il carbone. Abbiamo veramente un sacco di ferro, devo dire, veramente un sacco di ferro. Poi mi dovrò fare la zappa qua a bonificare tutto. Mi faccio già un secchio e me lo immagazzino. Faccio già un bel secchio e me lo immagazzino. Facciamo, mi sembra facesse così il secchio, perfetto. E dovremmo essere a posto. Qua ci metto il pollo. Qui tutto a posto. Qui abbiamo un sacco, veramente troppo ferro. Quindi ragazzi, direi che l'appuntamento di oggi può finire qui, spero che il video vi sia piaciuto, come solito lasciate un commento e vi piace, anche la pagina di Facebook come ogni video trovate nella descrizione, se non siete ancora iscritti io direi di iscriversi, condividete il mio video, aiutatemi a crescere, ah una cosa, sotto al mio no nome qua sotto c'è tipo una campanella che è l'avviso di quando io metto un video, se vi fa piacere ricevere in anteprima quando io metto un video, quando io lo carico, cliccate sulla campanella e vi arriverà un messaggio quando io carico un video. È una cosa carina, che a me fa molto piacere se gli altri lo fanno. E boh, un saluto da...